Bentornati su Parole in Pentola, questo è Casa in Pentola o l'IKEA natalizio e iniziamo con questa ghirlanda che ho già appeso. Ho lasciato il cartellino così poi riesco a mettere eventualmente l'elenco prezzi, ma l'ho già appesa per dare l'idea della grandezza e di come sta sulla porta d'ingresso. Ora è all'interno, poi staccherò il cartellino e la posizionerò all'esterno. La lascerò così per un pochettino e poi la andrò ovviamente a decorare e una volta passato il Natale probabilmente la lascerò fuori senza decorazioni, quindi così verde. Mi piace tantissimo, è bella grande e questo è il primo pezzo di un insieme di cose che ho acquistato per il Natale. Quest'anno IKEA mi ha davvero stupita, ci sono un sacco di cose stupende per il Natale e adesso vi faccio vedere tutto il resto del sacchetto. A tra poco. Eccoci, finalmente la parte più succosa. Allora, partiamo qua dal pavimento. Qui accanto abbiamo i tre rotoli di carta da pacco che ho scelto quest'anno. Sono rimasta sui miei colori preferiti, quindi dorato, color carta da pacco, i marroni e il rosso ovviamente. E questo è il set da tre che ho acquistato. Ho un avanzino dello scorso anno di carta da pacco classica e basta, per il resto non ho più niente natalizio, quindi ogni anno li acquisto e li faccio fuori tendenzialmente. Passiamo ora al contenuto della borsa. Abbiamo prima di tutto questo, che è un rotolo di filo, di spago. Un rotolo di spago, in questo caso bianco e rosso. Ho un avanzo dell'anno scorso, un color carta da pacco, sempre un marroncino, e rosso, sempre uguale. Questo qua c'era già l'anno scorso, è sempre molto utile, bello, anche appunto con delle carte tinta unita. Sta molto bene, molto carino. Poi abbiamo, allora, iniziamo dalle cose piccole, come vengono in mano. Questo è un portacandele, esiste anche in rosso, è molto carino, costa solo un euro, ma è proprio bello. Ci stanno su sia queste candele che i classici lumini un po' più grossi. Carino, ci sta. Poi, candela, come sempre, un gusto che io, una profumazione, un gusto. Ah, eccolo qua, che io acquisto sempre, quello alla vaniglia. Mi piace, quindi niente di nuovo, ecco. Poi abbiamo questi, che sono per dei pensierini. Sono dei tagliabiscotti a forma di fiocco di neve. Sono molto bella la scatolina. Penso che la aprirò, la chiuderò in modo tale da non far vedere cosa c'è dentro e metterò un nastrino e le regalerò così. Sono molto belli, volendo, anche per chi non fa i biscotti, da appendere all'albero di Natale, perché hanno davvero delle forme particolari questi fiocchi di neve, non è la classica stellina. Due per ora, mi sa che ne prenderò ancora un paio da regalare. Poi abbiamo questa scatolina molto bella, ce n'erano di tutte le dimensioni, dove devo mettere un regalino, quindi già pensata per una persona e per una cosina speciale, quindi sono contenta. Poi tutto rosso qua, come si può vedere, il Natale per me è bianco e rosso e dorato. Poi set di candele, che è qui che preme per essere presentato, in questo caso rosse, le bianche le ho dall'anno scorso, 5 misure, vanno bene per il centrotavola, per la stellina, per qualsiasi cosa, sono sempre carine, le ho prese, tanto si usano. Qua ci sono i miei meravigliosi scontrini che toglieremo. Poi ho preso vassoio. Allora, questo siamo rimasti in dubbio fino all'ultimo, perché la domanda era: cosa ce ne facciamo? Però è bellissimo, lo adoro, mi piace un sacco, fa proprio casetta delle favole, quindi io l'ho preso, anche solo da mettere lì in cucina appoggiato così, per una questione estetica, mi piace tanto. Eventualmente anche in montagna, una cosa del genere starebbe proprio bene, mi piace tanto. In latta, con le volpi, gli abeti, bello, mi piace. Poi, un piatto. Manca sempre il piatto per la torta, per il panettone, per qualsiasi cosa. Carino, ha un prezzo abbordabile. Di solito questi piatti qui, in vetro tra l'altro, costano sempre un sacco e magari non sono neanche così carini. Sobrio, preso. Neanche a pensarci. Poi ho preso
carine, due calzine, le ho prese impacchettate. E poi scriverò sopra i nostri nomi, magari facciamo qualcosa di carino insieme se riesco. Vorrei farli con la stoffa o con la lana proprio cuciti sopra, vediamo. E una per me, una per il metà, da appendere non al camino purtroppo, ma ci attrezzeremo anche per questo, ecco. Poi qua abbiamo questa stellina, vediamo se riesco a tirarla fuori, eccola qua. Ho preso questa cosa non tanto per questo coso attaccato, che non è dei più belli, ma proprio per la base. È questa stella con il buchino per essere appesa. Avevo preso anche un'altra versione a cerchio, sempre per avere il supporto e non tanto per quello che c'è attaccato, ma non aveva l'etichetta, o meglio si era strappata e quindi non me l'hanno fatto passare perché non c'era, non sono riuscita a risalire al codice, quindi niente. Me lo sono perso per strada purtroppo. Poi abbiamo pinetto con vasetto, questo lo vorrei portare in montagna dove non facciamo l'albero, ma vorrei mettere un pinettino con le sue palline, ovviamente piccolo pino, piccole palline, è carino. Vengono venduti separatamente il vasetto e il pinetto, io ho scelto rosso ovviamente con pallina rossa, ma che ve lo dico a fare. Tovaglioli che vanno sempre bene, lumini perché non ce n'è mai abbastanza, e poi un piatto così, è molto bello, è molto spesso e c'è disegnato questo orologio, mi piacerebbe appenderlo questo piatto in cucina, devo vedere se riesco, se no anche per servire, che ne so, all'ora del tè qualcosa, piuttosto che metterci sopra dei dolcetti per un aperitivo, usarlo proprio come piatto da portata, diciamo, tra virgolette, come vassoio. E poi acquisto top dell'haul. Allora, cercavo anche i, come si chiamano, occhiaini, sempre con la ghianda come tema, ma non c'erano. Li ho visti ovunque su Instagram, ma io non sono riuscita a trovarli, purtroppo, perché sennò ovviamente sarebbero in questo haul, ma non c'erano più. Allora ho preso questo è il coperchietto, vediamo di far cadere tutto subito, e questa è la ghianda, è un contenitore, una zuccheriera, io lo trovo adorabile, fantastico, e questo piaceva anche al metà, perché io non ero proprio convintissima, nel senso sì mi piaceva, però io dicevo, vabbè ma cosa se, cioè ci serve? No, nulla ci serve. Però è piaciuto a entrambi e quindi basta, l'abbiamo presa. La ghianda. Questa è della collezione di quest'anno. A forma di ghianda esiste anche un piattino che però non mi piaceva, quindi non è stato neanche oggetto di dibattito. E appunto puntavo i fantastici cucchiaini. Non viene la parola cucchiaino oggi, i fantastici cucchiaini, ma non li ho trovati, non c'erano. Quindi questo è quanto, questa è la carrellata di acquisti fatti per ora da IKEA per questo Natale. Spero vi piacciono, spero vi possano dare qualche idea. Questi sono carinissimi, per un pensierino sono proprio carini. Li trovo veramente veramente belli, penso che ne prenderò un pacchettino anche per me a questo punto, perché li ho presi, sto pensando di regalarli, ma ovviamente non ho pensato a me questa volta, crediamoci. E niente, e anche il vassoio è un acquisto top. Bene, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete acquistato qualcosa di natalizio da IKEA. E boh, poi man mano vi farò vedere dove verranno posizionati, come decorerò la ghirlanda, se le palline, mini palline, staranno sul mini albero o se in realtà è una fregatura. E come magari impacchetterò anche questi, non lo so, vediamo un po' come procede, diciamo, il Natale, la preparazione del Natale a casa in pentola, mettiamola così. E niente, con l'acquisto di IKEA che va crollando, ecco qua, scatolina, vi saluto. E vi auguro un buon inizio decorazione e mese di Natale, perché
ormai ci siamo. Ciao a tutti, mi trovate ovviamente su Instagram e su Facebook e sul blog, e a presto, ciao!